Certo, il sé divino è contenuto in ogni uomo, ma questo vale per ogni essere. Il sé divino è contenuto e operante anche nella pietra, nella pianta, nell'animale, ma non si tratta di sentirlo e saperlo così, in senso generico, bensì di entrare in un reale rapporto con le manifestazioni del sé divino. Chi non sa nulla del mondo fisico, chi non fa che ripetere «Questo mondo contiene celato in sé il sé divino», così non sa nulla dei mondi superiori chi cerca il divino regno degli spiriti solo in una sfera generica, evanescente e indistinta. Dobbiamo aprire gli occhi e contemplare la manifestazione delle divinità nelle cose del mondo fisico, nella pietra, nella pianta, e non affermare come in sogno che tutti questi non sono che fenomeni e che la vera figura di Dio sta nascosta dietro. No, Dio si rivela nelle sue creazioni e chi vuol conoscere Dio deve imparare a conoscere l'essenza di quelle creazioni. Da I gradi della conoscenza superiore di Rudolf Steiner, editrice antroposofica.